Nel motore a due tempi, il ciclo termodinamico si svolge in due momenti che hanno luogo in un giro dell'albero motore. Il primo passo avviene quando il motore si sposta dal punto morto inferiore al punto morto superiore e il volume sotto il pistone si allarga. In questo modo si crea una depressione nel carter. Quando il mantello del pistone scopre la luce di aspirazione, da questa fluisce la miscela aria, benzina e olio richiamata dal carburatore dalla depressione presente nel carter. In questo modo il carter si riempie di miscela fresca. L'olio contenuto nella miscela lubrifica gli elementi del meccanismo biella-manovella. Il secondo passo avviene quando il pistone si muove dal punto morto superiore al punto morto inferiore. Il movimento del pistone causa la riduzione del volume nel carter, dove si instaura quindi una pressione che spinge la miscela nella parte superiore del cilindro attraverso il condotto di travaso. Adesso la camera di combustione è piena di miscela. Quindi si torna al primo passo, dove il pistone, spostandosi dal punto morto inferiore al punto morto superiore, genera la depressione che permette il riempimento del carter di miscela richiamata dal carburatore. Nessun movimento verso l'alto, il mantello del pistone copre la luce di scarico e la luce di travaso. La camera di combustione riduce il suo volume e pertanto la miscela viene compressa. Quindi la pressione e la sua temperatura aumentano, rendendola più infiammabile. A questo punto la candela produce la scintilla che incendia la miscela, provocando la combustione. La combustione provoca l'espansione dei gas che spingono il pistone verso il punto morto inferiore. Questa combustione è la fase attiva del ciclo, cioè quella che produce l'energia che rende il ciclo sostenibile e che fornisce potenza al sistema. Nel suo movimento verso il punto morto inferiore, il mantello del pistone chiude la luce di aspirazione e apre la luce del travaso, da dove affluisce la miscela fresca. Prima che il pistone raggiunga il punto morto inferiore, si apre la luce di scarico, da dove vengono espulsi i gas prodotti dalla combustione verso la marmitta. Per un certo lasso di tempo, entrambe le luci di scarico e di travaso sono aperte e la miscela fresca, spinta dalla pressione nel carter, lava via i gas residui dalla camera di combustione. Questa fase è chiamata appunto lavaggio. Questa fase di lavaggio, in cui della miscela incombusta viene espulsa dal cilindro, permette che il cilindro sia riempito completamente dalla sola miscela fresca, in modo da aumentare l'efficienza volumetrica del motore. Allo stesso tempo, però, questa miscela non combusta contiene elementi nocivi, motivo per cui i motori a due tempi sono maggiormente inquinanti rispetto al motore a quattro tempi. Inoltre, la miscela espulsa dal cilindro senza essere stata utile alla produzione di energia spiega il motivo per cui il motore a due tempi ha un consumo specifico superiore se confrontato con il motore a quattro tempi. Il vantaggio del motore a due tempi risiede nella sua leggerezza, dato che è composto da un minor numero di elementi, e nella sua potenza specifica superiore, dato che produce energia utile ad ogni giro dell'albero motore, invece che ogni due giri come avviene nel motore a quattro tempi. Abbiamo cioè un numero doppio di scoppi nell'unità di tempo.